Io sono l'attore Bumbolo, io sono l'attore Bumbolo. Permesso, permesso. Sono arrivati telegrammi, lettere dall'America, per me. Non è arrivato niente. Mi regga sto giubbotto che devo andare recitando. Devo andare recitando. Io sono l'attore Bumbolo. Buonasera. Permesso? Oh, bianco fiore, simbolo d'amore. Alcova, alcova. Oh, bianco fiore, simbolo ogni d'amore. Ogni delirio si rinnova, celato. Oh, bianco fiore, nei tetate, simbolo d'amore. Dolce forziere, oh, di godimento fiore, simbolo d'amore. A rivederci ed insieme a goderci, ci rivedremo chissà. Oh, bianco fiore, simbolo d'amore. A pensare una volta nemmanco mi facevano entrare qua dentro. Invece adesso vanno pure l'autografo. Anveri Bumbolo. Che buon autografo. Ma quale autografo? Ma ce l'ha una sigaretta? A chi? A chi? Ammazza, ha fatto pure i sordi. Ci tua. Tenta, se te posso dar del tuo. Certo. Ma tu che fai da queste parti? Non t'ho mai visto prima. Thomas è straordinario. Sei stato veramente molto bello lavorare con lui. Sono venuto apposta per vedere te che sei la nona meraviglia del mondo. Perché la nona e non l'ottava? No, scusa, l'ottava so io. Ciao. La conchiglia. Una statua. Sono Venere 2000. Sono carrozzata speciale. Sono carrozzata speciale. Senza esitare, mi devi amare. Vedrai. Un confronto d'Afrodite. Cocorocco. Cocorococco. Il boom dove proprio pan sono uscita con sordi. E per me è stato un film molto importante perché ho iniziato così un certo tipo di film. E poi lavorare con sordi, insomma. Si chiamano le maggiorate, era un po' maggiore. Maggiorata, sì. Godiamo, pecchiamo, che è la morte, che ci resta da vivere. In Brancaleone ero nella parte di una pestata ed è molto bello perché è una sequenza unica girata in un grandissimo posto, tutta di seguito, un'unica sequenza lunghissima, incredibile. No, su quello letto no. Lo perché? Dammi ti prendimi, cucurucu. No, vi morì lo mio marito. Ulla, quando? Ieri. Ieri? Di che malanno? Come di che malanno? Dello gran morbo che tutti ci piglia, la peste! Viva Villa avevo un ruolo di ragazza messicana di nome Fina. E appunto partecipava a questa rivoluzione, preso parte, e questo era il mio ruolo nel film. E devo moltissimo a Cecchi Gori per la mia carriera. E anche per avermi dato modo di fare film importanti con ruoli giusti. Il dottor Luna se n'è andato. Lo avverta che quel filmetto che mi ha mandato non va bene per la pratica che lui sa. E no, che vuole che me ne faccia del documentario dell'inaugurazione dell'Agenzia di Londra. Sì, sì. Erano presenti, fra gli altri, i ministri dei dicasteri competenti italiano e inglese e le rappresentanze diplomatiche accreditate presso i due governi. Il professor Woodhouse dell'International Oxford Economic Institute. È innegabile che i programmi televisivi abbiano raggiunto un notevole grado di libertà e disimpegno. È stato film che mi ha fatto proprio decisamente conoscere così al pubblico e mi ha proposto. Perché è un film che dopo quel film tutti mi conoscevano, mi ricordo, è molto simpatico però. Sì. Parla un pochino
dell'avanspettacolo, porta alla luce non soltanto cinema, ma anche avanspettacolo, teatro. Quindi con canzoni, balletti, cose, è veramente stupendo, ho trovato il film. Popea! Ah, è pronto lo scaldalatte. Bene, andiamo. Viva il latte della somaretta, che la pelle fa perfetta. Un film di Pier Francesco Pingitore. Molto bello il film, con Pippo Franco, Leonello, tutto un cast molto molto simpatico e bello, dove fece una poppea. Ti piace Dalla? Solo il cantante. Ah, allora mai uno informato male. Ciao Nì.